la Cisla ha 60 anni, anche la Cisla di Bergamo 60 anni, un'età bellissima, ne sono testimone, anche se l'ho passata un po', e l'amministrazione comunale è qui per fare gli auguri. Li fa con convinzione, con rispetto, con stima, perché noi apprezziamo il lavoro che voi svolgete in difesa degli interessi dei lavoratori, ma comunque sempre tenendo presenti gli interessi più generali della collettività. I vostri valori storici di autonomia, solidarietà, uguaglianza sono da me pienamente condivisi. Sono felice di potervi tra l'altro informare che pochi giorni fa è stata firmata la preintesa per il rinnovo del contratto dei dipendenti comunali di Bergamo, che sono poco meno di 1000 e che rappresentano un elemento essenziale affinché l'amministrazione pubblica cittadina sia in grado di rispondere alle esigenze della comunità. Ciò è avvenuto, mi sembra, in un clima di confronto sereno e questo ci è di grande soddisfazione. Rimane riconfermata la volontà di confronto con le organizzazioni sindacali, con il CISL, nella nostra terra è la più numerosa, sui temi comuni che riguardano l'amministrazione della città e quindi un confronto tra l'amministrazione comunale attraverso i suoi assessori e i rappresentanti delle sindacali. Noi ci riteniamo impegnati a confermare che il fondo di solidarietà di Bipartisan che è nato durante la precedente amministrazione e riteniamo che esso, assieme soprattutto agli ammortizzatori sociali, sia un elemento di grande importanza per la pace sociale a cui noi ci sentiamo fortemente impegnati. Chiudo con una richiesta, e cioè se potete dire di una piccola presa di posizione personale al segretario nazionale Bonanni, quando arriverà, che personalmente, ma penso di poter dire anche l'amministrazione cittadina, ha molto apprezzato alcune sue prese di posizione, che mi sono sottolineato affinché non le distorca nel loro contenuto. Bonanni, al meeting di Rimini, ha dichiarato che i lavoratori devono essere coinvolti, se non nella gestione delle aziende, almeno nell'indirizzo e nel controllo. Direi che è un tema molto importante, molto delicato, in cui i confronti non sono facili, ma è sicuramente un obiettivo che conta se noi vogliamo la pace sociale e la collaborazione, non la lotta, fra le classi sociali. Il secondo tema è il suo riconoscimento che i movimenti salariali, tendenzialmente in grado di recuperare anche la svalutazione della lira, siano legati alla produttività. Questo è importante in quanto rende più competitivo il nostro paese e rende sicuramente più producente il rapporto fra la comunità nella sua globalità e i lavoratori. Vi auguro di cuore buon lavoro e vi ringrazio di avermi chiamato per questo saluto iniziale.